Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con 7 News. Ciucci in Calabria investimenti per 4 miliardi, non un libro dei sogni. I progetti ANAS in Calabria non sono un libro dei sogni, ma investimenti concreti e cantieri da completare ed aprire. Il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci affida a Strill.it il suo personale giudizio circa il lavoro che l'ANAS sta svolgendo negli ultimi anni sul territorio calabrese. Nessun'altra impresa pubblica o privata, aggiunge, sta realizzando in Calabria un piano di investimenti di tali dimensioni. I cantieri in corso valgono complessivamente 2 miliardi di euro e il piano di cantieri programmati raggiunge quasi la stessa cifra. Ormai in dirittura d'arrivo il sesto macrolotto della Salerno-Reggio Calabria, ma non solo. In programma anche il terzo megalotto a Roseto Capospulico sulla statale 106 Ionica che vale oltre 1 miliardo di euro e sarà avviato entro la metà del prossimo anno. Il completamento delle trasversali e il miglioramento complessivo della sicurezza sulla statale 106. Il nostro impegno ha concluso è comunque fortissimo e i risultati sono evidenti. Sentiamo comunque le parole del presidente ANAS Pietro Ciucci. Sono due temi importantissimi. La Salerno-Reggio Calabria ormai sta traguardando la fine dei lavori, dei cantieri già avviati. Entro la fine di quest'anno anche il sesto macrolotto verrà completato, così come un anno fa è stato completato il quinto macrolotto, quindi avremo un'autostrada moderna, nuova, sicura e arriveranno a 355 chilometri ricostruiti, quindi la nuova Salerno-Reggio Calabria. Stiamo lavorando per i chilometri ancora mancanti, recentemente il CIPE ha approvato in via definitiva un progetto di oltre 300 milioni che è già in gara e nello sblocca Italia c'è un ulteriore finanziamento per 400 milioni per un ulteriore tratto che riguarda sempre la Calabria, riguarda in particolare la provincia di Cosenza. E quindi l'impegno è fortissimo e i risultati sono evidenti. Rifiuti, pressing, falcomatà a effetto. Stassi firma proroga per aumento conferimenti. La Presidente facente funzioni della Giunta regionale calabrese Antonella Stassi ha prorogato l'ordinanza per i conferimenti speciali per ulteriori 45 giorni. Un provvedimento atteso da settimane che arriva dopo la richiesta del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che nei giorni scorsi aveva scritto proprio alla Presidente Stasi. Il primo cittadino aveva chiesto infatti di reiterare l'ordinanza regionale che consente il conferimento del tal quale, cioè la tipologia di rifiuti non trattati, e di aumentare le soglie di conferimento negli impianti di smistamento e nelle discariche regionali, anche in considerazione, scriveva lo stesso Falcomatà, delle circostanze che nonostante le ripetute proroghe, alcuna soluzione definitiva ed efficiente è stata fino ad oggi raggiunta e individuata. Detto fatto, dunque, la Presidente Stasi ha risposto all'appello di Falcomatà, anche se solo parzialmente. Dalla Regione, infatti, sono solo 45 giorni di proroga a fronte della richiesta di 6 mesi avanzata dal Municipio Reggino. L'ulteriore proroga di 6 mesi, scriveva infatti il sindaco, consentirebbe a questa amministrazione, da poco insediatasi, di affrontare in maniera efficace e definitiva l'emergenza, adottando le misure necessarie per l'adeguamento alla normativa nazionale ed europea e l'avvio di un efficiente e sostenibile ciclo dei rifiuti. Il provvedimento firmato dalla Presidente Stasi arriva comunque in un momento di nera emergenza per la stessa città. Cumuli di rifiuti hanno ormai invaso praticamente tutto il territorio urbano, al centro come in periferia. Negli ultimi giorni alla società di raccolta era stato consentito il conferimento di appena 100 tonnellate al giorno, circa la metà della quantità prodotta quotidianamente in città. Con la nuova ordinanza, a partire da domani, si potrà cominciare a recuperare il progresso, ma ci vorranno ancora diversi giorni prima che la situazione torni alla normalità. Siamo al maltempo che nei giorni scorsi ha lasciato numerosi danni in tutta l'area gricanica, soprattutto nella cittadina di Bova Marina, messa in ginocchio dal maltempo stesso, appunto. Ci racconta tutto Silvio Cacciatore. Bova Marina è stato di calamità naturale. A decretarlo questa sera una giunta municipale straordinaria guidata dal sindaco Vincenzo Crupi. Sono ingenti i danni del maltempo di questi giorni. Ancora parti di lungomare inghiottite dalla forza delle onde, ma soprattutto ingenti danni ad alcune aziende del territorio.
Prima fra tutte la Perla Ionica, villaggio che da 30 anni è polo turistico affermato e richiestissimo. Qui la furia del mare ha strappato 6 bungalow e danneggiati gravemente altrettanti. La costa è in erosione e Bova Marina dal 2008 attende la costruzione di un nuovo lungomare e di una barriera soffolta che possa preservare tutta la città, ma la provincia e la regione non hanno fatto praticamente ancora nulla, se non installare una rete di delimitazione, definito pollaio dai cittadini 2 o 3 anni fa con grandi promesse del presidente Raffa, ora cimolare 90.000 euro dal fondo del barile per la sistemazione di un tratto di qualche decina di metri a poche settimane dalle elezioni regionali. Ma sempre meglio di niente in un paese dimenticato quasi in maniera totale dalle istituzioni. Questa emergenza maltempo non si è fatta mancare nulla, come degli smottamenti nelle campagne o la frana di via Forlì, che per alcune ore ha quasi isolato diverse abitazioni, oppure ancora la tromba d'aria che per la seconda volta si è abbattuta dopo mesi su Bova Marina. Callea Flor è un'altra impresa che ha subito dei forti danni da questo maltempo. Reduce dall'ultima tromba d'aria, in quest'ultima ondata il forte vento ha letteralmente schiacciato e divelto diverse serre. Il geometra Domenico Callea, giovane imprenditore, guida da anni l'azienda Agrifloro Vivaistica, che esporta in tutto il mondo piante verdi ornamentali ed agrumi e che dà lavoro tra impiegati diretti ed indotto a decine di persone. Nel frattempo, in questi giorni, si lavora senza sosta per ripristinare la viabilità del lungomare e per ritornare alla normalità. Siamo nel Regino, decine di migranti sbarcano clandestinamente a Capodarmi. Sono in 77, tutti siriani, gli immigrati sbarcati ieri a Capodarmi sotto il faro di Lazzaro di Reggio Calabria, attorno alle 20:30. Il barcone, lungo 6 metri, che si è incagliato nella scogliera, ha richiesto per le operazioni di soccorso l'intervento della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Protezione Civile, della Misericordia e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, tuffandosi in mare, hanno salvato 5 bambini in balia delle onde. Dopo il primo intervento di salvataggio, i migranti, 56 uomini, 11 donne e 10 bambini, sono stati trasferiti presso delle strutture di accoglienza nella città di Reggio Calabria. Nemmeno il maltempo di questi giorni è riuscito a frenare le migliaia di sbarchi che in questi mesi si sono susseguiti sulle nostre coste. Uomini in cerca di fortuna e di libertà che, piuttosto che restare in una condizione di pericolo dettata da un perenne stato di guerra e di miseria, preferiscono rischiare di affrontare un mare forza 9 che è sferzato sulle nostre coste, lasciandosi dietro le spalle milioni di euro di danni. Nella settimana scorsa è stato presentato a Bova Marina il libro Lettere dalla Locride. Ci racconta tutto Maria Natale Riti. L'amministrazione comunale di Bova Marina ha promosso la presentazione del libro Lettere dalla Locride. Presenti l'autore Ilario Amendolia, il locotenente Cosimo Sframeli, l'onorevole Saverio Zavettieri e il direttore del quotidiano Il Garantista Piero Sansonetti. Lavoro e cultura sono alla base di un progetto di riscatto del nostro territorio, ha sostenuto il sindaco Vincenzo Crupi, che ha introdotto l'incontro assieme all'assessore alla cultura Maria Luisa Ollio. Il comandante della stazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, Cosimo Sframeli, ha condiviso con il pubblico aspetti salienti del suo trentennale impegno dedito al contrasto dei reati di sequestro di persona, traffico internazionale di stupefacenti e faide. Il libro di Ilario Amendolia va letto e meditato, ha suggerito Saverio Zavettieri all'inizio del suo intervento, perché apre squarci interessanti e rivela verità inedite che non hanno diritto di cittadinanza nella pubblicistica. Ricorda la posizione dei socialisti negli anni 70-80 che suggeriva di scavare nella mafia per mettere in atto strumenti più efficaci di contrasto. L'andrangheta, ha concluso l'onorevole, non è forza antisistema, ma è una forza che opera dentro al sistema, alle istituzioni, all'economia. Le lettere della Locride di Ilario Amendolia sono gli editoriali scritti per il quotidiano Calabria Ora e per il settimanale La Riviera. La Calabria di quando ero ragazzo era una Calabria che soffriva, ma era una Calabria viva. La morte del mondo contadino ha lasciato spazio all'andrangheta, ha spiegato l'autore. Ho scritto questo libro perché non mi rassegno alla sconfitta che devo lasciare in eredità ai miei figli e ai miei nipoti. In Calabria è morta la speranza e dove non c'è la speranza si afferma l'andrangheta, oscura setta che bisogna combattere con una società più giusta. L'intervento del direttore Sansonetti ha concluso l'incontro. C'è una grande emergenza verità in Calabria. L'informazione costruita è nordista.
I giornalisti del Sud si sono adeguati a questo modo di pensare. Negli ultimi anni il ceto politico calabrese è stato subalterno al Nord. Il movimento antimafia non conosce la lotta politica e ha supporto delle procure. Oggi è importante lavorare per stabilire la verità, costruire un movimento antimafia, creare un ceto intellettuale calabrese coraggioso. Noi ci abbiamo provato, facendo un giornale, il Giornale dei Calabresi, ha concluso Sansonetti. L'incontro si è concluso dopo un breve dibattito. Sempre a Bova Marina, partita di beneficenza del Rotary per raccogliere fondi contro la poliomielite. Partita di beneficenza allo Stadio Veterani dello Sport organizzata dal Rotary Club Reggio Calabria Est. Facciamo squadra per combattere la poliomielite. Il servizio di Silvio Cacciatore. End Polio Now, eradica la poliomielite adesso. Questo è il motto della campagna internazionale della Rotary Foundation, portato avanti da tutte le migliaia di club nel mondo, il cui club Reggio Calabria Est, a Bova Marina, ha organizzato una partita di beneficenza per raccogliere fondi al fine di sconfiggere definitivamente la poliomielite. Il Rotary vaccina direttamente i bambini e coloro che sono affetti da questa malattia, afferma la presidente Gina Scordo, in diretta televisiva al Gran Mattino e poi di persona sul campo di gioco. Siamo al 99% ed anche grazie all'impegno della Fondazione Melinda e Bill Gates, il fondatore di Microsoft, siamo pronti a debellare questa malattia per sempre. Dopo l'incontro sportivo dei più piccoli allo Stadio Veterani dello Sport di Bova Marina, alla presenza del sindaco Vincenzo Crupi, del consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri, del presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte Giuseppe Bombino e del presidente della Consulta Giovanile Leo Plutino, la polisportiva bovese ha sfidato la squadra del Reggio Calabria Est, composta tutta da rotariani, e che per suo capitano aveva Gaspare, ragazzo autistico ospite della Fondazione Marino. Una bella giornata che si è conclusa con un messaggio universale di speranza. Nessuna sfida è impossibile. Facciamo squadra per battere la poliomielite. Life Caretta Caretta, incontro dell'università con i pescatori a Palizzi. Palizzi, area grecanica, incontro dell'Università della Calabria insieme a Legambiente per la salvaguardia della tartaruga Caretta Caretta. A Legambiente, appunto, a margine del meeting informativo effettuato con i pescatori, abbiamo ascoltato il sindaco della città di Palizzi, Walter Scerbo. Sindaco, quali saranno le ricadute nel suo comune e negli 11 comuni che aderiscono al progetto Life Caretta Calabria? L'iniziativa di oggi e domani è appunto focalizzata per sviscerare quali sono appunto le ricadute sul territorio. Il progetto LIFE Caretta Calabria nasce come progetto di conservazione, appunto perché il LIFE si concentra su questo tipo di attività. Noi vogliamo andare un po' oltre, perché altrimenti sarebbe limitativo rispetto alle potenzialità sia dello stesso progetto sia del territorio. Noi vogliamo far sì che un mondo particolare, che è quello della pesca, specialmente quello della pesca sportiva o ancor più dilettantistica, quella pesca che serve a portare il proprio pane alla famiglia, esca un po' fuori da quelli che sono i margini e i limiti di una situazione, come dire, un poco piegata su se stessa. È un mondo per alcuni aspetti un po' a sé stante, lontane da quelle che sono comunque le regole legate alla sicurezza, alla prevenzione, alla previdenza. Quindi se un vantaggio grande a questo progetto è anche quello del coinvolgimento di settori che spesse volte sono marginali, anche emarginati per alcuni aspetti. Certo, partendo da un fatto importantissimo, che è quello che il 60% delle uova di tartaruga vengono deposte nel nostro territorio, cioè tra Capo San Giovanni e Capo Bruzzano, e di cui Palizzi ne è il baricentro, diventa per noi un momento di grande interesse, ma anche di grande responsabilità. E questa responsabilità la vogliamo declinare anche nel senso del coinvolgimento di questi settori particolari del mondo produttivo locale. Fondo Furi, il Rotary Reggio Calabria Est per l'UNESCO, tracce di umanità nella vallata dell'Amendolea, questo è il tema dell'incontro promosso ad Amendolea di Fondo Furi dal Rotary Club Reggio Calabria Est. Maria Natali Rita ha intervistato Lucio Chiappetta della Federazione Italiana Club UNESCO.
Come l'UNESCO potrebbe valorizzare questo luogo, la Mendolea e tutta l'area grecanica, dottor Chieppetta? Intanto la ringrazio per l'accoglienza che avete prestato all'UNESCO in questa sede, per questo convegno organizzato dal Comune di Condofuri in collaborazione con il Club del Rotary locale. L'UNESCO è impegnato nella valorizzazione del territorio, nella valorizzazione delle culture in tutto il nostro territorio nazionale e in particolare i club UNESCO di cui oggi noi rappresentiamo una parte operativa sul territorio si occupano della diffusione della cultura e della tutela delle eccellenze culturali e storiche che il nostro paese ci mette a disposizione. Allora, sicuramente come UNESCO, ente governativo che deriva dall'ONU, dalle Nazioni Unite, c'è un'attenzione particolare per tutti i generi di beni culturali, del patrimonio materiale e immateriale. E la nostra Italia, la nostra Calabria è ricca di evenienze che sono presenti sul territorio. I nostri club si occupano sul territorio come parte attiva per essere di sostegno alle comunità locali nella valorizzazione e nella protezione di questi beni culturali. Concludiamo con lo sport, la regina non punge mai, la Salernitana passa al Granillo con il minimo sforzo. Stavolta a fare impressione per la regina non è la negatività della prestazione, ma l'apparente felicità con cui la Salernitana passa dal Granillo e si porta a casa i 3 punti. Le dimissioni di Cozza a fine partita non sono un caso, massimo risultato con il minimo sforzo e il massimo profitto. Un risultato che suggerisce l'idea di una partita combattuta, ma che in realtà non certifica l'incapacità assoluta della squadra Amaranto di pungere con convinzione la difesa avversaria. Poca convinzione quindi nelle giocate, scarsa capacità di trovare le soluzioni giuste e neanche troppe idee. E come se non bastassero, non mancano le ingenuità anche dei giocatori più esperti come Rizzo. Un quadro che certifica quindi una crisi che non è detto che sia irreversibile. La manovra della regina si conferma quindi sterile e prevedibile. I traversoni che piovono dagli esterni sono facile preda della retroguardia granata. Gli innesti dei giovani Salandria e Condemi regalano vivacità ai flussi del gioco Amaranto, che però si mantiene periferico rispetto alla porta avversaria. Il match scivola via senza particolari sussulti, se non quelli regalati dai tifosi per celebrare lo storico gemellaggio. La serata è decisamente buia, purtroppo, per i colori Amaranto. Mi dimetto da allenatore della regina, mi dispiace perché è la mia squadra e farò sempre il tifo per i colori Amaranto. Non c'è spazio per i ripensamenti, diversamente a quanto accaduto a Melfi, non ci sono le condizioni per fare calcio come vorrei. Si congeda così dalla regina Ciccio Cozza dopo la sconfitta interna contro la Salernitana e dà appuntamento ai prossimi giorni per approfondire le motivazioni della sua decisione di lasciare appunto la società Amaranto dopo 13 giornate di campionato. E questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento.